Ciao, siamo a Bologna, nei pressi del bosco urbano dei Prati di Caprara. E probabilmente vedete inquadrato, è un bosco che si trova nel quadrante ovest di Bologna. È un bosco spontaneo, un'area rinaturalizzata da circa 30 anni. Quando fu abbandonata, prima era destinata ad usi prevalentemente militari, c'erano delle caserme. Prima ancora era stato il primo stadio di Bologna, prima ancora c'era un piccolo aeroporto, ci fu la carovana di Buffalo Bill, insomma un luogo denso anche di vita storica. Quando fu abbandonato, la natura si riprese quest'area e attualmente è un'area di 47 ettari, considerando la zona est e la zona ovest, e in particolare la zona est, che è una trentina di ettari, è interamente rinaturalizzata e quindi un vero e proprio bosco. Nel 2017 l'amministrazione comunale di Bologna lanciò un progetto attraverso il cosiddetto POC, il piano operativo comunale, per trasformare quest'area in condomini e centri commerciali, con un progetto che era collegato alla ristrutturazione dello stadio, quindi come compensazione per i lavori di ristrutturazione appunto dello stadio. Nacque subito un comitato spontaneo a difesa del bosco urbano dei Prati di Caprara che 2 anni più tardi riuscì in qualche modo a rovesciare la situazione e quindi a far comprendere l'amministrazione comunale che distruggere una risorsa ecosistemica così importante nel cuore di Bologna come un bosco spontaneo non era una buona azione. E quindi ultimamente, proprio recentissimamente, con l'approvazione dell'ultimo piano urbanistico generale, sembra, il condizionale è d'obbligo perché la prudenza è d'obbligo perché non siamo ancora sicuri, ma sembra che queste previsioni urbanistiche siano state definitivamente abbandonate dall'amministrazione comunale. Abbiamo iniziato in maniera semplice e forzata, diciamo, perché abbiamo scoperto un giorno che costruivano un palazzo di 10 piani accanto ai nostri, che sono di 4 piani al massimo. E è nato un comitato, siamo un po' di gente che ci siamo dati da fare, abbiamo cercato di coinvolgere, di sapere qualcosa dal comune. Il comune ci ha risposto che quello era il migliore dei mondi possibile e allora abbiamo cominciato a fare qualche assemblea, qualche manifestazione, ci siamo uniti a diverse realtà dell'area bolognese che stanno come noi lottando per una città diversa, diciamo, diversa da quella che a quanto pare questa amministrazione vuole costruire, una città pensata perché ha i soldi, perché ha i soldi per fare cemento, perché ti raccontano che tanto poi tutte le case varranno di più, ma questo non ce ne frega niente perché comunque i soldi li faranno altri e a noi interessa il benessere, la salute e lo stare come collettività, non stare in dei piccoli appartamenti iper tecnologici che però ti isolano per l'altro da tutto. Noi vogliamo questo, vogliamo questi spazi, vogliamo la condivisione. Ciao, sono Lavinia dell'Assemblea per la Salute del Territorio di Bologna e la nostra assemblea è nata in un quartiere di Bologna, Corticella, per parlare delle tematiche della salute e della sanità in seguito alla chiusura di uno sportello CUP del nostro quartiere, per cui si era sollevata da parte della cittadinanza un'ovvia indignazione, soprattutto durante il periodo della pandemia. Dopo questo momento, primo momento iniziale, ci siamo allargati a tutta la città e abbiamo riscontrato come nel territorio che viviamo, nonostante l'Emilia Romagna dell'efficienza e della sanità perfetta, in realtà poi quando si va a vedere nei veri bisogni delle persone, anche la nostra sanità emiliana fa acqua da tutti i pori. E insomma abbiamo iniziato questo percorso con assemblee di piazza e condivisione di quali fossero i problemi a Bologna riguardo alla salute, alla sanità e ragionamenti anche appunto sulla pandemia con cui ci siamo trovati appunto l'anno scorso e in cui siamo ancora tuttora invischiati.
e abbiamo organizzato a marzo di quest'anno un importante convegno a cui hanno partecipato altre realtà di tutta Italia che lavorano appunto sulla salute, e esperti, e medici, e sociologi, per parlare appunto di questo tema che noi abbiamo voluto declinare nel tema della sindemia, ovvero di come la pandemia, la malattia su cui ci siamo trovati, non è soltanto una questione biologica che attraversa il nostro corpo, ma è determinata da tutta una serie di situazioni sociali, economiche e politiche che ci circondano. E il prossimo appuntamento sarà a novembre con un nuovo convegno. Questi spazi che abbiamo aperto sono spazi che vogliono essere utilizzati per creare dal basso un sapere su appunto la salute, la sanità e anche appunto la questione della pandemia, e dare nuove prospettive di lotta per cercare di costruire una salute per tutti e tutte che sia realmente accessibile e sicuramente pubblica e gratuita.